buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Ragazzi, oggi si è svolta allo Zini, quel di Cremona, una partita, diciamo così, che era super attesa per avere una risposta. Comunque, si è svolta la partita Cremonese-Pisa, e dove il Pisa ha vinto per 3-1, quindi un Pisa che vince e convince. Bene, questo è stato quello che c'è dentro la partita, un 3-1. Vediamo subito che Pisa parte alla grande, parte primi 10-15 minuti, praticamente abbiamo giocato a metà campo della Cremonese. Pisa che va vicino alla rete, ma non riesce a realizzare. Va bene, a questo punto molliamo un po' la presa e la Cremonese si apre. Un po' di più, comincia a far vedere un po' di gioco, ma al 26esimo Marin insacca, dopo che Touré butta dentro la palla, batte e ribatti, Marin è lì e la butta dentro. 26esimo il Pisa passa in vantaggio, quindi dopodiché Vasquez al 37esimo, io direi senza colpe da parte di Sempe, la butta dentro e siamo sull'1-1, ma il Pisa non ci sta e si vede che non ci sta, va avanti ancora propositivo e nel minuto di recupero Piccinini trova la rete e porta in vantaggio il Pisa per 2-1, quindi si scende negli spogliatoi, poi praticamente il ammonito Ras. Avete visto che non Inzaghi lo sostituisce perché, come ho sempre detto, praticamente non corre rischi. Quando c'è un ammonito in campo lo sostituisce con Calabresi. Bene, benissimo. Quindi riparte la partita dopo al centrocampo, dopo il primo fallo, un secondo fallo, Matteo Tramoni prende la palla da solo, va avanti, tira e segna. E segna e porta avanti il Pisa per 3-1. Io direi che è un Pisa veramente che, ripeto, vince e convince. Ci mancavano questi, diciamo, queste verticalizzazioni, mancava Tramon. Insomma, abbiamo visto il contro Catanzaro, abbiamo avuto sfortuna. Ripeto, poi oggi sicuramente gli spezzini erano davanti alla televisione a gufare, ma gli è andata male perché abbiamo vinto e siamo tre lunghezze, abbiamo staccato di tre lunghezze lo Spezia. Bene, detto questo, io mi immagino, no, Giacol, erano tutti lì a gufare, ma gli è andata male. Bene, detto questo, chiusa la parentesi, io direi diamo dei numeri. Scusate, Semper 6,5, al di là, ripeto, della rete dove non ha potuto praticamente niente, incolpevole, ha fatto delle belle parate quando è venuto, perché poi alla fine hanno fatto tre tiri a Cremonese, ha fatto insomma in sostanza, quindi poi Ras fuori, però per me si è comportato egregiamente, 6,5. Caracciolo oggi 6,5, al di là di qualche sbavatura, c'è stato un rischio nel primo tempo, ma bene così. Canestrelli 6,5, bravo. Touré oggi 7, a Touré non glielo leva nessuno, oggi una partita veramente straordinaria a parte Touré sulla destra, quindi io direi che il mister ha azzeccato sicuramente la posizione di Touré. Marin oggi 7, instancabile, un motorino sulla mediana dappertutto, quindi io direi un bel 7. Piccinini 6,5 oggi, al di là della rete che ha fatto bene, in certe circostanze poteva forse fare qualcosina di più. Vabbè, comunque, benissimo. Beruatto 6,5, fuori è uscito, sostituito poi al 57esimo. Tramoni 7,5 a Tramoni perché prende la palla da solo, si invola e segna. Poi comunque un ragazzo che ha dato tanto, avete visto, no, quando fa le discese in velocità difficile fermarlo, quindi per me è da 7,5. Moreo 6,5, bravo Moreo, oggi fuori, è uscito 82esimo per infortunio,
Speriamo che si sia, insomma, che non sia niente di grave. Bravo Moreola, Zaghi ha trovato la posizione giusta a questo ragazzo. Peccato per il Poano. È anche sfortunato, tra l'altro, è anche sfortunato, perché alla fine oggi se faceva gol se lo sarebbe meritato tutto. È proprio sfortunato, è veramente sfortunato sto ragazzo, peccato. Vabbè, speriamo per la prossima. Lind 6, battaglia è vero, però non è incisivo, oggi non è stato, diciamo, il top. 6 Calabresi 6 e mezzo, perché ha disputato buonissimo secondo tempo, secondo me 6 e mezzo. Angori 6. Mlakar non mi piace più di tanto oggi, non è mancato qualcosina, però un 6 io glielo do volentieri, però poteva forse fare qualcosa di più. È anche vero che eravamo sul 3-1, quindi comunque un 6. Vignato 6, bravo Vignato. Højlund senza voto perché è entrato, ma ha giocato una spicciolata di minuti, quindi non senza voto. Inzaghi 7 e mezzo oggi, bravo, 7 e mezzo, quasi 8, perché oggi ha azzeccato veramente la formazione, ha dato la carica giusta, sti ragazzi sono scesi in campo con la mentalità giusta. Testa sulle spalle e piedi a terra, come ho sempre detto io. Siamo stati aggressivi, quindi abbiamo praticamente dominato, perché l'aggressività è quella che noi ci contraddistingue dalle altre. Quando noi siamo aggressivi non c'è niente da fare, aggressivi, si anticipava i palloni. Insomma, una squadra, Inzaghi ha dato, oggi ha proiettato una mentalità giusta per vincere questa partita, che non era facile, perché la Cremonese ha perso la 90, voglio dire, abbiamo giocato secondo me con una squadra che, voglio dire, è da promozione diretta, secondo il mio modestissimo parere è una squadra da promozione diretta, perché ha veramente dei pezzi da 90, ma noi siamo stati all'altezza. I ragazzi hanno chiuso bene la porta e hanno saputo mantenere il risultato, hanno stroncato ogni qualsivoglia azione della Cremonese, soprattutto nella ripresa. Bene, io non mi allungo oltre, oggi sono veramente, sono contento, sono soddisfatto, una squadra che dà impulso, un impulso giusto secondo me. E bene così, avanti così, teniamo la testa della classifica, io direi meritatamente, siamo testa della classifica, direi meritatamente. Bene, io per questo video mi fermo qua, oggi non abbiamo potuto fare il terzo tempo con Matteo perché Matteo è andato a Cremona, io purtroppo a Cremona non sono potuto andare per problemi familiari, quindi non posso. Va bene, niente, comunque vediamo se durante la settimana riusciamo a fare un qualcosina, ma io penso proprio di sì. Bene, detto questo vi saluto, mi raccomando commentate, perché i vostri commenti sono preziosi per me, quindi vi prego di commentare, poi ovviamente spolliciate, e poi se vi va iscrivetevi al canale e fate girare il video. Io con questo la chiudo, vi ricordo una cosa: il Pisa resta e tutto il resto passa. Alla prossima!